Pescara Virtus Entella è stata ufficialmente rinviata. La comunicazione ufficiale da parte della Lega B è giunta in tarda mattinata. Nello stesso documento è fissata già la data del recupero, martedì 27 aprile, ovvero il giorno dopo il termine del provvedimento di sospensione firmato ieri dalla ASL. Come si legge sempre dal comunicato, il presidente di Lega ha disposto il rinvio su istanza della Pescara Calcio, presentata sulla base dell'articolo 3.1 del comunicato dello scorso ottobre, che recepisce le indicazioni del protocollo, in particolare nella parte che consente alle società di spendere un bonus, cioè chiedere per una sola volta il rinvio della partita quando si hanno più di 8 calciatori positivi. I cancelli dello stadio atletico Cornacchia resteranno chiusi ed è stata così evitata una inutile pantomima che avrebbe visto la presenza allo stadio dell'arbitro designato, Gariglio Di Pinerolo, e della Virtus Entella, che si sarebbe sobbarcata una inutile e lunga trasferta. Ora resta da vedere come saranno gestite le prossime due giornate in cui il Pescara, da provvedimento ASL, non può giocare. Ieri sera si è riunito d'urgenza il direttivo di Lega per discutere delle conseguenze sul campionato dello stop della ASL al Pescara e la eventuale necessità di rimodulare le date del finale di stagione. Direttivo ripreso nella tarda mattinata odierna e che ha portato ad un indirizzo diverso da quello ipotizzato ieri. Se il primo orientamento era quello di far slittare la 35esima giornata infrasettimanale di martedì e la 36esima del prossimo weekend, con conseguente slittamento anche delle successive, stamani il Consiglio Direttivo ha optato per un'altra proposta. 35esima e 36esima giornata si disputeranno regolarmente come da calendario, poi subentrerà il blocco del campionato a due giornate dalla fine. Il Pescara recupererà le partite il 27 aprile, data già ufficializzata, e in quella stessa data si disputeranno anche Pordenone-Pisa ed Empoli-Chievo. I biancazzurri poi scenderebbero in campo anche il 1 maggio e il 4 maggio. Parificate le partite, il campionato riprenderebbe il 7 maggio con la penultima giornata e il 10 maggio con l'ultimo turno. Proposta che va ratificata in sede di Assemblea di Lega, convocata d'urgenza per domenica 18 aprile, ore 15. Serviranno 11 voti su 20 per far passare la modifica. Nelle ultime ore sono insorti alcuni club lamentando irregolarità nella gestione del campionato e di questa parte finale, ma il Pescara ha una situazione estremamente complessa. La squadra dovrà tornare in campo il 27 aprile, quando la scadenza del provvedimento ASL è del 26, senza aver potuto sostenere alcun allenamento collettivo. E dopo la lunga inattività dovrà comunque giocare 5 partite in 14 giorni. Un bel guaio. Quando il Pescara tornerà a giocare, l'Ascoli avrà già disputato altre 3 partite. Cosenza-Reggiana 2, i biancazzurri conosceranno i risultati degli avversari, ma bisognerà vedere se saranno positivi o negativi in ottica rimonta. Comunque vada, resta l'amarezza per una diffusione del focolaio Covid che ha guastato il buon momento del Pescara. Iniziava la settimana decisiva della stagione, alla quale la squadra di Grassadogna arrivava con rinnovate speranze. Ora saranno giorni di snervante attesa verso una impresa che ha i connotati del proibitivo.